Buonasera amici telespettatori di TV6. Da questa sera, da questo venerdì, si arricchisce la già ricca programmazione di TV6 con questa trasmissione di approfondimento, Moby Dick. È una trasmissione che durerà nel tempo, ovviamente. Siamo a un mese dal voto però delle prossime regionali e ovviamente in questo mese daremo esclusivamente spazio al confronto politico, sia per dare spazio a tutti i competitori in campo, nel limite del possibile, ma soprattutto per farvi scegliere come chi votare, in base ovviamente alle risposte e ai programmi che presenteranno qui in questa sede i diversi candidati. Partiamo subito con due ospiti illustri. Il primo è Donato Di Matteo. Buonasera Di Buonasera. Matteo. Di Matteo è un personaggio di peso nella politica abruzzese, quindi di peso di nome e di fatto, Di Matteo ve lo consentirà, che lui capeggia la lista Abruzzo Insieme, collegata al candidato presidente Giovanni Legnini. Con lui questa sera Gianluca Zelli. Buonasera Zelli. Capeggia la lista Azione Politica, collegata a Marco Marsilio di centrodestra, Legnini centrosinistra. Doveva essere con noi anche un terzo candidato in rappresentanza di un'altra lista civica, ha avuto problemi, quindi di fatto si trasforma in un faccia a faccia questa puntata. Cominciamo subito da Di Matteo. Ha presentato, le liste scadono domani alle 12, quindi domani avremo l'ufficialità, ma Di Matteo ha preparato una sua lista con lui candidato che appoggia Giovanni Legnini. Di Matteo, qual è lo scopo di questo suo ritorno in campo? Ritorno, non è mai abbandonato il campo, e quali progetti si propone di raggiungere con la sua lista? Ma io l'obiettivo era quello di costruire un movimento civico, fatto anche da più movimenti civici di una federazione, che portasse all'interno della discussione regionale la qualità, le competenze e anche programmi adeguati alle esigenze dei territori e dei cittadini. Io ritengo che, così come si è costruito la proposta di Giovanni Legnini, è una proposta fatta da più civiche allargate. Qui vicino a me ci sta il mio amico, a cui voglio tanto bene, Gianluca Zelli, che diciamo, ha fatto una scelta diversa e io non la concepisco, anche se la rispetto, perché lui invece va all'interno di una coalizione di partiti di centrodestra con un partito che è la continuità di Luciano D'Alfonso, cioè l'arroganza, la prepotenza tipiche di quello che era l'esperienza vissuta in regione. Si affannano a presentare fotografie con il presidente candidato nostro, col presidente uscente. Io mi sono divertito in questi giorni a guardare quanti uomini al servizio del d'alfonsismo oggi candidati nel centrodestra, che sono la continuità di un concetto della gestione del potere e della politica che è antistorica. Certo, non parlo di lui, che è sicuramente una persona. Uno di questi giorni le caccerò, ora le faccio un esempio. Uno che stava alla corte continua di D'Alfonso oggi è candidato nel Chietino con i Fratelli d'Italia. Quello è una continuità di quel sistema del potere arrogante e oggi io li caccerò queste fotografie perché io voglio far capire a queste persone, ai cittadini abruzzesi, che difetto dell'arroganza, della prepotenza, della incompetenza amministrativa prevarica oltre gli aspetti i recinti della politica, a chiappe destra e sinistra, per cui io credo invece che l'unico elemento di discontinuità è sicuramente una figura che si propone un progetto allargato che va oltre il sistema dei vecchi schieramenti di partito e che vuole concepire un'apertura a tutte le forze moderate di centrodestra, liberali, forze repubblicane che vogliono assolutamente dare una svolta e una discontinuità all'Abruzzo. Mi permette un'ultima cosa in questa introduzione che la ritengo pure sostanziale. Allora, io dico, non è ininfluente che una lista civica partecipi
dentro una coalizione dove c'è un candidato presidente legato al territorio. È fondamentale, perché la lista civica è fatta da uomini legati ai territori. Non è concepibile che liste civiche partecipano in una coalizione dove ci sia una persona che non è assolutamente legata al territorio. Mi deve scusare Zelli, però lei mi tira una domanda, è obbligatorio farla. Lei accusa l'altra parte politica di continuità rispetto a Luciano D'Alfonso. Lei è stato assessore di Luciano D'Alfonso. La stessa coalizione che esprime Giovanni Legnini candidato è la coalizione di centrosinistra, anche se Legnini dice che è una cosa diversa, è una cosa quasi civica, è un'aggregazione civica, ma c'è anche il PD di D'Alfonso in quella coalizione. Ma io penso, l'ho detto all'ultimo consiglio regionale, penso che la gente ha la fotografia di chi in questi 4 anni dentro il centrosinistra è stato legato a un sistema sbagliato del governo regionale. I cittadini sapranno votare, c'è una grande offerta dentro questa coalizione fatta da tanti uomini che non ha niente a che vedere con la storia pregressa. Io per esempio, per scelta personale, non ho messo nella mia lista nessun candidato che è espressione del consiglio regionale uscente, né di destra né di sinistra. L'ho fatto per una scelta mia personale, perché ritengo che bisogna stare dentro. Sono l'unico che ci stava lì e sono l'unico che già dall'inizio ha manifestato una differenza fondamentale per quello che è l'assetto di chi vuole governare la regione. Non è un ente di gestione la regione è un ente di legiferazione. Quando si pensa che possa essere un ente di gestione, così come negli anni passati, sia in governi di centrodestra che in governi di centrosinistra, si è fatto questo errore, non avendo prodotto mai grandi riforme strutturali di settori importanti della vita quotidiana dell'Abruzzo, l'esercizio quindi di quell'attività che del Consiglio regionale non ha sviluppato la vera funzione, che è quello di fare riforme strutturali. Gianluca Zelli, intanto ovviamente la replica a Di Matteo, ma quali sono gli obiettivi della sua lista, della lista di azione politica? Ma allora, sì, innanzitutto poi vado subito agli obiettivi, perché questa secondo me deve diventare una campagna elettorale propositiva piuttosto che distruttiva tra le parti, però è chiaro che la replica è d'obbligo, no? Perché poi sente Donato che è bravo, parte con un'amicizia per poi chiaramente difendersi, perché la miglior difesa è l'attacco fondamentalmente. Perché noi partiamo da dover tirare fuori delle foto sconosciute di qualche candidato che magari, come è probabile perché non lo so, sarà in qualche coalizione, quando dall'altra parte vengono ricandidati tutti quelli della giunta, dal suo carissimo amico Paolucci al Pepe che ha distrutto praticamente l'agricoltura in 5 anni, in 4 anni e mezzo ringraziando Dio in Abruzzo, fino a Mazzocca, fino a Di Nicola, fino a Lucrezio Paolini. Cioè stiamo parlando della ricandidatura di tutti i consiglieri della gestione di D'Alfonso e di tutta la giunta addirittura. Quindi se questa è discontinuità, poi possiamo scherzare, possiamo ridere, possiamo cacciare le figurine oltre che le foto, possiamo fare quello che vogliamo, però è chiaro che Giovanni Legnini, che è una persona stimabile, autorevole, come sappiamo tutti, ha perso una grandissima occasione. Perché la verità l'ha detta Martina l'altro giorno all'Aquila, quando gli è stato chiesto ma il PD ci sarà, la risposta è stata assolutamente sì, il PD c'è, ci sarà, semplicemente apre. Apre perché chiaramente non può farne a meno, apre perché non è più il PD con la forza che conoscevamo del 2014, perché è un PD sconfitto, perché è un PD distrutto dallo stesso D'Alfonso, lo stesso D'Alfonso che non più lontano di 2 giorni fa è salito sul palco a dire con l'ex presidente della provincia: o sarai candidato o comunque appoggeremo la coalizione di centrosinistra, perché poi quello è, non è niente di diverso, niente di più, niente di meno. Quindi è inutile adesso cercare di nascondere, di cercare di trovare delle soluzioni strane. Questa è una coalizione di centrosinistra. Giovanni Legnini poteva essere un'alternativa e l'amicizia con Donato è nata proprio discutendo su queste cose, ma è finita nel momento in cui lui non ha avuto la forza, non ha avuto la voglia, non ha avuto quello che vuole, perché poi nella vita giustamente ognuno è libero di fare le proprie scelte, di dare veramente un grande segno di discontinuità. Perché uno dei più grandi problemi, e su questo poi vorrei sentire un attimo che dice Donato, perché uno dei più grandi problemi di questa giunta è stata la sanità. L'altro giorno è uscito il dato, le peggiori regioni in Italia come sul servizio sanitario, come percezione dei cittadini, sono la Calabria e l'Abruzzo.
Silvio Paolucci sarà ricandidato da Giovanni Legnini. Era l'uomo potente su cui lui si è scontrato. Le più grandi discussioni in giunta e in consiglio di Donato sono state sulla sanità, sono state su Paolucci, sono sue battaglie. Era l'uomo forte della giunta d'Alfonso. Paolucci sarà ricandidato. Quindi non, cioè secondo me dobbiamo cominciare a fare tutti un atto di coraggio, come ho fatto io. Io ho detto tranquillamente, non, a differenza della sinistra, non mi dispiace, non mi nascondo, perché poi le battaglie si fanno, si capisce quando si vince, si deve capire quando si media. Io sono uno di quelli che condivideva il discorso di dire siamo civici, vogliamo persone del territorio. Dopodiché però si è in una coalizione. In una coalizione ci sono i partiti, ci sono i movimenti civici, si devono fare delle sintesi. Siamo arrivati ad un punto tardi, e questo anche abbiamo detto più volte, in cui a quel punto effettivamente Marsilio era l'unica soluzione, la soluzione migliore, perché serviva un uomo di mediazione con una coalizione a forte trazione Lega, serviva una persona posata, una persona equilibrata, serviva una persona seria. E Marsilio è tutte queste cose messe insieme e quindi è il candidato giusto, perché non è detto che possa essere un candidato del territorio sbagliato meglio di un candidato giusto che però magari non è nato e cresciuto nel territorio, ma semplicemente ha le origini. Cioè io anche vengo da Rieti, vengo da Roma, vengo da Milano, ho vissuto in tante regioni, sono 18 anni che sono in regione, quindi qual è il punto di abruzzesità? Cioè io sono abruzzese o non sono abruzzese? Marsilio che è dovuto emigrare per il lavoro è meno abruzzese di me o è più abruzzese di me? Allora usciamo da queste logiche, cominciamo a dire è bravo o non è bravo? Cominciamo a ragionare in questi termini. È centrodestra contro centrosinistra o no? Sì, perché c'è Martina, altrimenti non dovrebbe venire, non dovrebbe dire sì, il PD è schierato. Mo metteranno il simbolo, lo metteranno piccolino perché non gli serve per mettere le firme. Sono giochi che non mi appassionano. Dobbiamo fare una campagna elettorale di coraggio. È un centrosinistra capeggiato da una persona autorevole come Giovanni Legnini, è un centrodestra capeggiato da una persona seria come Marco Mazzini. Noi siamo pronti a fare questa battaglia e siamo pronti a farla sui contenuti, però smettiamo di vergognarci di quello che rappresentiamo, perché Donato oramai ha fatto la sua scelta e rappresenta Paolucci, rappresenta Mazzocca, rappresenta Peperi, rappresenta perché sono in coalizione con lui. Quindi non è che può dire no, io però poi in giù, perché saranno in giunta con lui e lui sa bene che poi ci dovrà convivere. È talmente vero che si è dimesso per quello da assessore, perché non riusciva a conviverci. Quindi adesso non è che può dire che poi sì, però non ci parla. Sono i suoi alleati, se li ha scelti e chiaramente ne risponderà. Noi rispondiamo dei nostri e noi dei nostri ne siamo fieri, siamo orgogliosi di stare con i partiti del centrodestra e siamo orgogliosi di avere Marsilio come candidato presidente. Sui programmi Ci arriviamo sui che è la programmi. parte che Ci poi ci arriviamo, interessa di certo, è più, la insomma. parte più ghiotta della Esatto. trasmissione. Volevo farle un'altra domanda, però, a proposito di quello che dicevo della coalizione guidata da Legnini. Legnini ha dichiarato in più occasioni che la sua coalizione ha un profilo civico-popolare, come a dire non c'entro con i partiti. Ecco, che Sì, risponde a Legnini? che non Rispetto è al profilo vero, civico-popolare. ma che non è vero, perché cioè, ribadisco lo stesso. Allora, partiamo dalla testa, perché poi, come si dice, no, i problemi stanno sempre sulla testa, no? Allora, Giovanni Legnini è stato sindaco del Partito Comunista di Rocca Montepiano. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di un'autorità del centro-sinistra e forse, mi immagino, della persona più autorevole della storia del centro-sinistra e del PD in Abruzzo. Quindi non stiamo parlando di Gianluca Zelli che nel lontano 98, se non mi sbaglio, è stato consigliere comunale a Rieti per il centrodestra. Giustamente sono 20 anni e non fai più politica, sei diventato civico. Stiamo parlando di una persona che ha fatto il sottosegretario alla Presidenza dei Ministri, il sottosegretario all'Economia, il vicepresidente del CSM in quota PD, in quota centrosinistra, ha nominato Renzi. Cioè, quindi non stiamo parlando, non è civico, non è mai stato civico e non lo è oggi. Ah, giustamente per chi me lo contesta, perché qualcuno su Facebook, che oggi è diventato un grande strumento di comunicazione, mi dice Certo. non ha la testa. Ah, chiaro che non ha la testa, è diventato presidente del CSM, una persona seria. È chiaro che deve, come ha tolto la tessera l'attuale presidente, l'ha dichiarato il secondo dopo, mi dimetto e tolgo la testa del PD perché adesso devo essere super partner. Quindi non giochiamo. Giovanni Legnini è il candidato del PD. È a capo di una coalizione dove la trazione è del PD, con una serie di liste civiche perché è assolutamente una persona autorevole e raccoglie tutta una serie di identità che poi andremo a contare però chiaramente, perché poi è chiaro che bisogna pure contare i voti di tutte queste liste, perché ci sono E liste come la ricorderemo mia o quella di insieme. Donato che lavoriamo da un anno e mezzo, due e quindi hanno, e poi sono liste che dalla sera alla mattina escono e poi le andremo a vedere, L'11 insomma. febbraio ricorderemo insieme. Di Esatto. Matteo, oltre alla replica ovviamente a Zelli, le chiedo anche questo: che ruolo avrà Luciano Alfonso in questa campagna elettorale? Allora,
Io volevo intanto precisare un aspetto, ritornare su un aspetto importante. Prego. Qui si cerca di far capire le cose in maniera diversa da come stanno. Oggi la lista di ispirazione dei democratici collegati a un partito che è il Partito Democratico è una lista all'interno di 8 liste e non è il PD che apre agli altri, è il presidente della coalizione liberale, repubblicana, dove ci sono persone di destra con noi, io ho nella mia lista minimo 4-5 che vengono dalla destra e ci sono altri partiti che hanno candidati della destra, per cui io che col mio movimento sono un movimento civico fuori dagli schemi dei partiti, questa azione, già il fatto che il PD non è che loro aprono, loro stanno dentro la coalizione alla pari o forse meno di quelli che sono i vari rappresentanti delle liste civiche. Già questo è un fatto importante. Il grande problema che c'è stato è che nel passato, nel 2014, ha avuto questo ruolo predominante il PD. E quando un partito ha ruolo esclusivista, maggioritario dentro una coalizione, succede che è il disastro, se soprattutto se sono persone scollegate ai territori. E questo è il grande pericolo di questa coalizione di centrodestra. Perché guardate bene, questo è il grande pericolo, perché se qualcuno mi dicesse che domani mattina la massima autorità dentro questa coalizione di centrodestra o il presidente fosse uno come Gianluca Zelli, che viene dalla storia degli ultimi anni del civismo, io mi toglierei tanto di cappello. Ma siccome tutto lascia presagire che ci sono forze o una forza che ha un valore preponderante, determinante e forse anche arrogante rispetto a una coalizione di centrodestra, lì si va a riprodurre un percorso sbagliato che non sarà utile agli abruzzesi. L'altra questione, il presidente. Guardate, io Marsilio è una brava persona, l'ho incontrato, lo stimo, gli voglio bene, tutto quello che volete, ma è rappresentativo di un progetto di valorizzazione dell'Abruzzo? Io vi dico di no. Questo Abruzzo ha una grande aspettativa di rilancio all'interno dell'Italia. Questa è una regione che ha delle grandi potenzialità e non può essere una colonia di forze romane che vengono qui per partiti preponderanti e per il candidato presidente che è collegato a quest'area. Questa non è l'aspettativa di una regione come la nostra, fatta di grande qualità, di grande opportunità e di grande possibilità. Io sono contro, e torno all'argomento della domanda, sono contro il dalfonsismo. Guardate, io ho riflettuto molto in questi giorni, avevo detto pure che non mi sarei candidato. Se io non avessi avuto assicurazioni rispetto al futuro di questa coalizione, che deve essere espressione preponderante dei territori e dei movimenti civici, e che deve essere preponderante ed esclusivista di chi è stato contro il dalfonsismo in Abruzzo per quello che sarà il futuro governo regionale, io non mi sarei candidato. E siccome io sono uno che le cose le dicono così come stanno e voglio essere il punto di forza della discontinuità rispetto al dalfonsismo, anche perché l'ho fatto, io ero tra quelli che quando il sistema prepotente era forte io mi sono messo contro. Non mi ci sono messo contro oggi, che probabilmente è andato in crisi, e non strumentalizzo manco la sua posizione, perché lui ha avuto una lunga esperienza politica, io non lo condivido, lui adesso sta a Roma, gli abruzzesi hanno voglia di fare una cosa diversa, c'è un grande movimento dei territori che vuole realizzare un'alternativa al dalfonsismo, ma anche una grande alternativa a quella che è il pericolo di quella coalizione che è oggi il centrodestra. Non dite che questa coalizione è del centrosinistra, noi non siamo il centrosinistra, la nostra coalizione è fatta di tutta una serie di forze, di diverse espressioni politiche o storiche politiche, ma sicuramente è una coalizione fortemente allargata. Voi no, voi non siete così, voi siete il centrodestra e tu che rappresenti il civismo. Qual è la lista? Qual è la lista civica che rappresenta la destra o il centrodestra? Io per esempio ho 4-5 candidati di centrodestra, e che no, qui non c'è
Allora, l'espressione dei partiti l'espressione dei partiti, se non è legato ai simboli, è legato agli uomini che rappresentano alcune forme. Siccome però il grande pericolo che c'è è che un partito dentro questa coalizione avrà un'egemonia preponderante, noi costruiamo un dalfonsismo del partito, e che farà riferimento a Roma con chi viene qui per 2-3 mila selfie, va in giro per farsi dei selfie. Premesso che io farò una manifestazione dove ci saranno più persone di quelli che vengono a Salvini, ve lo dimostrerò, e malgrado che io magari non mi metta la tuta e mi faccio le cose, col mio peso probabilmente anche a me mi chiederanno centinaia e centinaia e migliaia di selfie. Io lo farò liberamente, forse non pubblicizzando questo sistema, ma parlerò coi contenuti. Due giornate intere dove non è sentito parlare niente dei contenuti abruzzesi. Mai. Quindi tutta la parte della sicurezza Pescara non conta. No, il problema non è oggi la sicurezza su Pescara, il problema è le politiche del lavoro che risolvono anche la sicurezza, perché quando c'è l'insicurezza per il lavoro si crea il disagio, e quando c'è il disagio c'è il rischio di insicurrezza. Questa è la vera... Prego, vuole replicare immediatamente. Perché se comincio a interrompere ho sbagliato io, sì, facciamo, c'è ragione. L'opportunità di intervenire direttamente subito, cioè io però prima di passare a lei, Zelli, volevo capire bene questa storia. Non mi permetto di mettere in dubbio quello che lei ha detto sulla partecipazione di Alfonso alla campagna elettorale. Lei ha avuto garanzie e non lo metto in dubbio, anche perché lei non è un uomo che racconta bugie. Però Luciano Alfonso è il senatore del Partito Democratico. Come pensate di fare per escluderlo da una manifestazione elettorale? Ma io non escluderei nessuno a nessuna manifestazione. Io non ho detto che si deve escludere una persona Io ho detto che bisogna assolutamente escludere un tipo di cultura e politica. Se poi persone si fanno riferimento a questo tipo di cultura e politica, che ha avuto un disastro elettorale, queste persone dovranno essere loro a capire se vogliono fare cose utili al popolo abruzzese o se vogliono fare cose... Lei conviene con questa mia osservazione, riflessione? Se D'Alfonso partecipa alle manifestazioni elettorali, rischiate di perdere voti o no? Ma D'Alfonso non parteciperà alle manifestazioni ufficiali di questa coalizione. Non parteciperà, ne ha fatto uno l'altro giorno dove ha voluto dimostrare ancora una presenza dei numeri. Quelli sono i piazzisti, cioè sono quelle persone che vengono chiamate nei vari paesi, vanno là, si assetta la seggia e fanno la partecipazione. Va bene, tocca a Zelli. Secondo me basta lui, cioè basta Donato, perché è una contraddizione su ogni cosa. D'Alfonso non partecipa, ha fatto una manifestazione il 7. Contro, che non è condivisa con questa coalizione. Lui ha fatto una dimostrazione di forza, perché forse è in difficoltà rispetto a un atteggiamento discontinuo di questa coalizione. Ma io non entro nel merito, perché già faccio fatica a gestire il mio movimento civile. Immagino se entro io prendo solo atto che c'è stata una manifestazione del PD dove c'era il segretario c'era Di Pietrantonio, ci stanno le persone. No, non diciamo stupidaggini. Ho visto le foto. Non è una manifestazione del PD. Allora, la manifestazione di Luciano D'Alfonso con Antonio Di Marco. Con persone del dove sono andati persone di centrodestra, centrodestra e PD. Ancora di centrodestra. Sì, c'è andato Marsilio, c'è andato Sigismondi, c'è andato Bella Chioma. Dai, non scherziamo. Le persone del centrodestra non c'erano, perché le persone del centrodestra, a parte i simpatizzanti, chiaramente quelli sono giustamente incontrollabili, ognuno fa quello che gli pare. Se dobbiamo parlare di politica, sono i politici. Nessun politico del centrodestra era a quella manifestazione. Tutta la parte del PD era quella manifestazione, e chi ha detto che il PD apre non sono io, ma l'ha detto Martina, che è un autorevole ancora segretario del Partito Democratico, e in un'intervista all'Aquila per le elezioni in appoggio a Giovanni Legnini. Poi che tu giustamente te ne vergogni e voglia far finta che non esiste. Questa, io non me ne vergogno. Non ho detto io. Ma l'ha detto lui. Ha detto il PD ci sarà il PD e aprirà. È una lista degli otto. È una lista degli otto.
L'altra volta quella faceva la parte che oggi fa la Lega. Quella dei sindaci di chi è? Quella della Bonino non è centrosinistra? No, non c'entra niente. Non c'entrano niente. No, sono liste che vengono dagli amministratori. Il 4 marzo che non sono persone del PD. No, non stavano. Il 4 marzo sono nel centrosinistra. Non stavano. La Bonino. Il PD. Più Europa, non stava nel centrosinistra. Ma la lista della Bonino, se vedi la lista Bonino. Stava nel centrosinistra. È una lista. Facciamo concludere Azzelli però. Facciamo concludere Azzelli. Tocca a lui. Allora, scusa, il concetto, Massimo, ti per tutto ti permesso. Il mio grande amico Zelli. È questo il concetto fondamentale, no? C'è più Bonino che centrosinistra, c'è Articolo 1, c'è il PD, ci sono tutti i partiti. Poi è chiaro che loro stanno in difficoltà piena, perché Donato è una persona civica vera, ha un rapporto personale di enorme stima e io per questo lo capisco e lo comprendo, di stima e affetto nei confronti del candidato presidente Giovanni Legnini, e quindi giustamente deve difendere l'indifendibile, perché lui fino al giorno prima ha attaccato D'Alfonso, è vero, ha attaccato Paolucci, è vero, le più grandi battaglie non le hanno fatte i nostri, le ha fatte lui sulla sanità, sui disastri della sanità di Paolucci, quindi oggi è in forte difficoltà e chiaramente deve dire tutta una serie di cose a copertura, ma i fatti, perché poi nella vita, quando arriveremo a parlare anche dei programmi, dobbiamo parlare dei fatti. I fatti sono che viene il segretario del Partito Democratico e dichiara di appoggiare Giovanni Legnini, e viene in appoggio, è venuto Bersani, sono queste le persone, come è venuto Salvini. Salvini, io te lo auguro di fare una manifestazione, perché sai, tutto quello che fa il mondo civico sono solo felice, ma Salvini è venuto e ha fatto 2 giorni pieni di gente. Se la gente gli chiede i selfie, quando gli chiedeva Renzi, dico, i selfie in politica li ha inventati Renzi a Bruxelles, quindi non è che li ha inventati Salvini. Significa che c'è gente che ha affetto e tutto, e in 2 giorni ha deliberato un milione di euro per la sicurezza a Pescara. Quindi sono fatti, no, in 2 giorni che è stato. La devo fermare per la pubblicità. Prego. Però con un zio con un nome, mi deve dire, avete provato a portare Di Matteo nella coalizione di centro-destra? Sempre, fino all'ultimo minuto, io l'avevo avuto sempre con me. Bene, pubblicità. Seconda parte di Moby Dick, un confronto diretto fra due personaggi politici, fra due liste civiche sostanzialmente. Ho detto in apertura, e lo ripeto per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, il primo mese di questa trasmissione sarà dedicato al confronto elettorale. Cercheremo di dare spazio a tutti, Movimento 5 Stelle compreso, ovviamente stasera non c'è, ci sarà la prossima settimana. E voglio anticiparvi che venerdì 1 febbraio abbiamo programmato, quantomeno comunque avremo di sicuro, il confronto fra i 3 candidati presidenti. Se saranno 3, poi domani vedremo, tante volte dovesse uscire il 4 presidente, ma fino adesso ne sono 3. Dedichiamo questa seconda e ultima parte della prima puntata adesso ai programmi elettorali, e partiamo da Gianluca Azzelli. Ecco, il centrodestra, dopo 4 anni e mezzo di non bellissima amministrazione, non molto efficiente, lo dice stesso Di Matteo, che si propone di fare per i prossimi 5 anni? In caso di vittoria, ovviamente, perché se fa dell'opposizione... Nel momento in cui vinceremo, perché certo, in caso di vittoria. No, sicuramente la cosa che stiamo definendo, che è fondamentale secondo noi, sono le priorità, ancora prima dei programmi, nel senso che in Abruzzo ci sono cose che sono di assoluta necessità, che vanno oltre i programmi. Uno, la prima è la risoluzione del problema idrogeologico, che D'Alfonso ha completamente, e la Giunta ha completamente dimenticato, sia nella fase di risistemazione dei danni fatti dai problemi idrogeologici, sia la prevenzione, che sono 2 fattori completamente abbandonati. Su quello, anche perché noi dobbiamo tornare a vendere il nostro Abruzzo, che è una delle eccellenze d'Italia per tutto quello che abbiamo, però è come ogni cosa, va prima risistemata, perché è impossibile portare le persone oggi in Abruzzo quando poi non si riesce a passare, parliamo tanto di mare e montagna, dopodiché dal mare per andare alla montagna la strada è rotta o è chiusa o non c'è. Quindi una delle priorità assolute sarà quella della risistemazione delle strade, la risistemazione di tutti i problemi che ci sono stati negli ultimi anni, che ci hanno colpito purtroppo in maniera molto pesante. E questo per arrivare anche a cominciare a ridare una comunicazione diversa all'esterno, perché oggi noi purtroppo siamo quelli che nel grande dramma di Rigopiano il nostro presidente abbandona la RAI e lascia la trasmissione e se ne va sotto forma di protesta, siamo quelli che andiamo al Gabibbo, siamo quelli che andiamo alle Iene, siamo quelli del doppio VC delle cose. Quindi dobbiamo, non è questa la comunicazione che ci fa bene adesso, a prescindere dall'agone politico, noi dobbiamo tornare a comunicare cose positive, cose belle, come è stato l'altro giorno l'intervento di Zalone banalmente, ma fino al vero rapporto del marketing e della comunicazione.
comunicazione di questa regione. Quindi innanzitutto sistemandola e poi cominciando a comunicare bene e reinvestire nel turismo, perché veniamo da una giunta che per 3 anni e mezzo non ha avuto l'assessore al turismo, perché anche questo lo dobbiamo ricordare che è una follia totale, perché una regione che non è la nostra, che si propone di lavorare sul turismo, di vendere il turismo e poi non ha neanche l'assessore, viene dato al vicepresidente Lolli solo perché ci sono le elezioni all'Aquila e poi viene ripassata ad Ignazio solo perché si fa l'accordo con Federica Chiavaroli a 6 mesi dalla chiusura della giunta. Questo vi dà il peso di quanto era importante il turismo fino a poco tempo fa. Per noi è centrale, tant'è vero che una delle nostre proposte al programma della coalizione è stato quello invece di mettere un unico assessorato con un'unica regia chiamato sviluppo economico, dove c'è agricoltura, turismo e industria, perché devono essere le tre leve che fanno ripartire questa regione e fanno ripartire l'occupazione. Perché anche l'occupazione bisogna prenderla dal verso giusto, cioè non si può parlare di occupazione parlando del lavoro, perché la regione non ha nessuna funzione legislativa per poter aumentare l'occupazione nella nostra regione, se non quella minima di sviluppo con alcuni fondi che può dare per l'occupazione. Allora bisogna prenderla dalla parte dell'industria, dalla parte dell'agricoltura, dalla parte del turismo, per cercare di far ripartire queste andando ad investire sulle medie imprese locali, perché noi dobbiamo lavorare sulle infrastrutture per tenerci le grandi aziende come l'Alfa Wasserman, la Sevel, l'Honda, quindi sulle infrastrutture per mantenere quelle che abbiamo, ma poi dobbiamo cercare di sviluppare le nostre, perché solo avendo le eccellenze, i centri di ricerca come il polo farmaceutico all'Aquila, solo in questo modo leghiamo veramente le imprese all'Abruzzo, perché oramai la mobilità per un'industria o per una multinazionale è pari a zero, perché spostare un'azienda dall'Italia alla Romania non ci vuole niente, e oggi ancora il costo del lavoro in Romania per un lavoratore è 150 euro mese. Quindi è chiaro che dobbiamo andare su altre cose, noi abbiamo centri meccatronici fondamentali sotto la Val di Sangro che vanno sviluppati, abbiamo dei poli logistici importanti, abbiamo la parte farmaceutica che è fondamentale, dobbiamo lavorare e investire su quello, perché poi la conseguenza sarà il lavoro. Altro aspetto fondamentale, fino a che chiaramente non mi fermi, io continuo, altro aspetto fondamentale è proprio quello che dicevo prima, che è la sanità, perché è stata completamente abbandonata, noi non abbiamo una sanità territoriale sviluppata, noi abbiamo i pronto soccorsi bloccati. Voi considerate che è un altro fatto veramente eclatante, perché poi dalle cose simboliche si vede quello che è successo negli ultimi 4 anni. Noi discutiamo delle liste d'attesa, tutte le regioni hanno un piano per la risoluzione delle liste d'attesa. Bene, poi uno può riuscire ad adempiere, a non adempiere, però intanto le regioni hanno un piano. L'Abruzzo non ha neanche il piano per la riduzione delle liste d'attesa, cioè Paolucci non ha fatto neanche il piano, quindi immaginatevi quanto ci ha lavorato sulla riduzione delle liste d'attesa. Quindi noi la prima cosa che diciamo innanzitutto è che va ribaltato anche qua il problema. Il problema delle liste d'attesa è un problema del pubblico e quindi della regione. Quindi bisogna fare un centro di prenotazione unico, pubblico-privato, per abbattere immediatamente le liste d'attesa. Dopodiché sarà il pubblico che dovrà, quindi la regione, cercare di risolvere i propri problemi, ma non continuare a scaricarli sui cittadini, perché non è un paese civile se si deve aspettare 8 mesi per fare una risonanza. E adesso la fermo. Di Matteo, da dove ripartirà il centro-sinistra in caso di vittoria? Io mi permetto di dire che non è il centro-sinistra, è una coalizione allargata con 8. È importantissimo, prendo atto della è sua importantissimo questo aspetto, perché io penso che lì c'è la destra. Là. E quando Zelli col suo, gli auguro, 3-4% che prenderà, spero che possa prendere anche di più, non credo che prenderà di più, però quel risultato... Zelli ha pronosticato un 10%. Però. Io ripeto sempre, la migliore difesa per lui è l'attacco. Questa è la sua speranza. Ma comunque, non volevo accendere il fuoco. Figurati, io sarei felice se lui lì prendesse il 20% e avesse un ruolo di primo piano dentro quella coalizione. Il problema è che lui sarà un marginale di quella coalizione. Questo è un aspetto marginale, avrà già contrattato qualcosa. Si siede lì, gli daranno qualcosa di carattere, perché il civismo lì non esiste. Per cui lì c'è una preponderanza, una prepotenza di un partito che farà da padrone. Questo partito è in grado di garantire l'utilizzo delle risorse di vario tipo abruzzese? Io ti dico di no, perché un partito che si muove a livello di quel tipo con un capitano nazionale ha interesse a valorizzare persone che ci attorno. Quando cominceranno a fare le nomine vedrete quando ne capiteranno e anche quanti assessori esterni arriveranno. Per questo io dico, il programma
Il programma. Ah, no, già. Uno, questa perché è la legge, quindi. Sarà uno assessore. No, è per legge. Legge. È per legge, lui dovrebbe sapere bene. No, no, ci metteranno niente a cambiare la percentuale cose, perché dovranno accontentare tanti di quei soggetti lì che verranno a sbarcare il lunario in Abruzzo e che praticamente distruggeranno le grandi potenzialità locali. Parlando del programma, parlando del programma, allora, in caso di vittoria della sua coalizione, ci sono alcune cose fondamentali. Il primo, il concetto di che cos'è il consigliere regionale, perché il consigliere regionale da fare riforme. Allora, quando lui dice che sul turismo, sul lavoro non c'è una condizione diretta da proporre all'opportunità del disoccupato, io vi dico che invece la soluzione diretta è la riforma del sistema. La riforma del sistema che va a sburocratizzare, che va a creare opportunità per le imprese, che va a creare un sistema creditizio che può essere definita banca regionale, che va a creare una opportunità formativa che costruisce opportunità in ragione di quella che è le opportunità che si andranno a creare nel circuito nazionale e anche oltre il circuito nazionale. Tutti questi elementi, alcuni descritti da me, diventano gli elementi fondanti per rilanciare. Poi ci vogliono le risorse rispetto a questi tipi di ragionamenti. Quindi rimane il primo problema il lavoro, risolvendo in parte per quello che sono le competenze regionali. Io non parlo di fiscalità, perché la fiscalità è di tipo nazionale, ma parlo di questi tipi di questioni che ho citato adesso. Su questi settori va investito. C'è la questione della sanità. Io sono convinto che la sanità va rivista completamente. Questa amministrazione, fatta da tante liste civiche che avranno istanze territoriali, andranno nella direzione di rivedere il sistema sanitario senza vincoli, senza condizionamenti di qualsiasi tipo, di tipo privatistico e di tipo di lobby del pubblico. La sanità deve essere un riequilibrio formativo adeguato tra il rapporto pubblico-privato che guarda le eccellenze, non il CUP unico per le private e le pubbliche. Il privato deve garantire insieme al pubblico delle eccellenze e deve impedire la mobilità passiva, che è la grande piaga di questa regione. Quindi le eccellenze che riducono le mobilità passive. Il secondo aspetto, sull'emergenza urgenza e sul sistema distrettuale territoriale, c'è la necessità di fare un grande progetto di investimento. Il terzo aspetto è l'organizzazione del sistema sanitario, una grande riforma che preveda, in una realtà di 1.200.000 abitanti, una AS unica, che sia un'AS che supera le aspettative e gli appetiti di quei partiti che praticamente dovranno piazzare i vari direttori generali nelle varie ASL. Cosa che ho visto adesso, si è visto pure prima con centrodestra, si rivede anche con quest'altra coalizione. Io voglio dire in maniera chiara che il primo argomento che sarà affrontato sarà l'AS unica in Abruzzo, un'AS unica che permette risparmio, costruisce efficienza, costruisce anche un sistema di informatizzazione adeguata. Questo è un fatto fondamentale che non può essere sottaciuto con i vari giochetti che ci stanno, perché se non si fa l'AS unica vuol dire che noi ritorneremo alle vecchie malattie che da 20-30 anni stanno al governo della regione, sia quando comandate il centrodestra sia quando comandate il centrosinistra, e noi siamo il civismo, siamo quelli diversi dal centrodestra e il centrosinistra, dobbiamo imporre questo cambiamento. Riforme che andrebbero dal sistema dell'edilizia sociale, l'edilizia che è un altro aspetto importante che è strettamente collegato col lavoro, il social housing, il meccanismo del garantire la possibilità di trovare casa per chi è nella povertà assoluta, la possibilità di costruire un sistema diverso che ho definito l'ARA, l'Agenzia Regionale dell'Abitato, che supera il concetto dell'ATER, in un'unica struttura ben organizzata, fatta bene, e non quella porcheria che si è visto, dove io sicuramente non mi sono piccato, che sia
quelli che stanno con te e sia quelli che stanno con me sono spartiti un po' di subcommissari nelle ATER d'Abruzzo. Se vuoi ti do i nomi riferiti a quelli che stanno con te, non i nomi riferiti a quelli che stanno con me, ma sicuramente a te no, ma tu sei una parte pura in un mondo impuro che è quella della tua coalizione. Cioè, quindi allora ti dico, quelli hanno partecipato al divisore, hanno imposto, addirittura si è creato anche altro tipo di aspettative. L'altro aspetto importante che purtroppo di cose prende la parte centrale dell'Italia, dove c'è la questione dell'Appennino, è la montagna. Ecco, la blocco perché questa è una domanda che mi ero preparato, l'unica. Parto da Zelle e poi va a Di Matteo. Conosco un po' le dinamiche produttive, economiche dell'Abruzzo. C'è un grande squilibrio tra aree interne e costa. E la costa, come pensate di riequilibrare il tutto? Allora, prendendo atto solo di una cosa, che tutte le paure... rispondere no, perché non c'è tanto, ripeto, però solo una puntualizzazione, mi fa sorridere il fatto che tutti i timori, tutte le paure di Donato sono esattamente che il centrodestra faccia quello che il centrosinistra ha fatto negli ultimi 4 anni e mezzo. Ma l'ha fatto anche negli questo, ultimi 10 anni. Però questo, con la differenza... Il centrodestra l'ha fatto anche negli ultimi 10 anni. Con la differenza che nessuna delle persone candidate da noi ha governato con quel centrosinistra, perché il famoso partito che teme tanto Donato è quello è rigido, giustamente, perché è quello che ha detto: nessuno che ha governato con il centrosinistra può stare nel centrodestra. Quindi nessuno, mentre tutti quelli che hanno fatto esattamente quello che sta descrivendo lui, su cui siamo pienamente d'accordo, sono tutti ricandidati, quindi tutti premiati, li premiamo tutti, li ricandidiamo tutti. Detto questo, su cui poi se siamo d'accordo chiuderei l'aspetto e rimarrei sui programmi, sì. Questo è esattamente il punto: noi siamo per la valorizzazione delle differenze abruzzesi. Cioè, il grande errore che è stato fatto fino adesso, secondo me, è cercare di fare tutto dappertutto. Cioè, l'industria dappertutto, il turismo dappertutto, il turismo del mare di un certo tipo uguale dappertutto, perché è la cosa più facile, ma è anche la cosa più inutile. Cioè, l'Abruzzo e anche la sua bellezza ha delle diversità impressionanti. Cioè, se noi pensiamo al turismo che si può fare nel sud dell'Abruzzo, quindi la parte di San Salvo, Vasto, a salire, piuttosto che il turismo di Alba Adriatica e zone limitrofe, è completamente diverso. Mare uno e mare l'altro, ma hanno completamente due turismi diversi. Se andiamo sulla montagna, idem, non possiamo andare a pensare, noi abbiamo il secondo nucleo industriale d'Italia, che è quello della Val di Sangro, su cui dobbiamo andare a fare determinati lavori, che non hanno niente a che vedere su quello che si può andare a fare nelle aree montane di Castel di Sangro, di tutta l'Alto Sangro, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo andare a valorizzare da una parte le parti turistiche e chiaramente artigianali, che sono di quelle aree, quindi andandole a sviluppare, che è stato uno dei problemi, ma soprattutto l'agricoltura, che è stata completamente abbandonata. Noi non ci dimentichiamo che c'erano 486 milioni di fondi strutturali per cercare di sviluppare esattamente queste aree che dice lei, che non sono stati usati. C'è stata una discussione surreale tra il nostro consigliere Febbo e Pepe, se era stato usato l'8% o il 9%, che dal mio punto di vista era assurda, perché che fosse anche il 10 è una follia. Cioè, quei soldi andavano utilizzati al 110%, non all'8%, se vogliamo fare esattamente quello che dice lei. Altro aspetto fondamentale che riguarda le aree montane, ma soprattutto il turismo, la dobbiamo smettere, e in questo sì, con la D'Alfonside, che io faccio la seggiovia a Ovindoli, faccio la stessa seggiovia a Roccaraso e faccio la stessa seggiovia a Prati di Tivo, perché sono tre montagne completamente diverse. Cioè, la seggiovia a Prati di Tivo, tant'è vero che è vuota quando funziona, non serve a niente. Lì ci va sviluppato un turismo di nicchia, che è tutt'altro, che è la scalata, che è lo sci alpinismo, che sono le cascate di ghiaccio. Lì, per chi è tecnico della montagna, l'unica cascata di ghiaccio che noi abbiamo, che si può scalare, che è fondamentale, che tutta una certa nicchia di persone cerca, sta a Prati di Tivo, ma nessuno lo sa, perché chiaramente la gente ci va con la seggiovia dove non ci sono alberghi e dove non ci sono infrastrutture. Quindi la prima cosa è valorizzare le diversità dell'Abruzzo. Noi dobbiamo cercare di sviluppare dove siamo bravi, non cercare di spostare le cose che funzionano. Cioè, siccome la farmaceutica all'Aquila funziona, allora spostiamo anche investito su misura per le diversità abruzzesi. Benissimo. Di Matteo, mare e monte. Allora, io capisco le difficoltà di Zelli in questa cosa, perché in realtà l'insediamento di poteri partitici romani già si è visto. Perché io, se fossi stato in voi, e forse vi avrei dato pure la mano, avrei valorizzato quelle potenzialità
che hanno espresso il centrodestra abruzzese e uomini vicini al centrodestra che potevano benissimo essere i responsabili di una coalizione. Non si è fatto, non si è fatto nemmeno rispetto ai tempi, perché la definizione del candidato presidente è arrivata qualche settimana fa, 3-4 giorni fa, per cui questo meccanismo ti fa capire che non può una occupazione di partiti nazionali costruire un vestito adeguato all'Abruzzo. Il grande problema nel rapporto aree interne con la costa rimane una politica per la montagna, perché il grande problema che c'è nella parte centrale dell'Italia è la politica per la montagna, quella che è fondamentale, perché noi non potremo mai, con le logiche dei numeri della costa, delle aree periferiche, distruggere, perché lì c'è una storia, non è l'India qui dove gli agglomerati urbani sono stati quelli grandi e poi ci sono le periferie, qua c'è una storia dove la montagna ha avuto un ruolo fondamentale che non può essere cancellato. Allora tutto quello che va fatto è costruire un vestito per la montagna e le aree interne, perché tutto il resto già hanno posizioni avvantaggiate. Questo vestito deve nascere da una cognizione del sistema, delle istituzioni, perché se noi andiamo verso le aree vaste c'è una storia che è una norma che deve essere fatta, che ho provato a fare in questi 4 anni, che è la istituzione dell'area della montagna. Questa istituzione costruisce dei numeri, perché sono circa 100 comuni, dei numeri che possono attingere nelle politiche europee. Servono finanziamenti adeguati, però. Perché se non c'hai questi numeri, in ragione anche di collessioni di tutto il sistema dell'Appennino, tutto quel sistema con la montagna messa insieme vuole attingere a finanziamenti e opportunità normative. Guardate bene che basterebbe che nei sistemi normativi di qualsiasi tipo si riserverebbe un 20-30%, escludendoli dall'appalti, cioè dalle considerazioni generali, solo alla montagna. Perché quando voi farete o noi faremo delle leggi sull'artigianato, o certo i numeri sono diversi, anche addirittura sulle politiche sociali sono diversi, per cui vanno prevalentemente nelle aree più urbanizzate. Per poter mettere in concorrenza possibile, dobbiamo prima ristrutturare la parte della montagna. Il 20-30% deve essere esclusivamente destinato lì, perché quelle sono le aree attualmente più depresse. Io vengo da quei paesi, io conosco bene questi paesi, per cui un grande cruccio della mia vita è questa. Cioè lì si è tolto tutto, non tutto è dipeso dalla regione, ma anche da fatti nazionali, le poste, le scuole. Ma è possibile fare qualcosa che ridia una speranza a quel territorio? Lì c'è la grande sfida per l'Abruzzo, perché questa non è una regione che deve salvaguardare gli interessi di chi sta al mare, è salvaguardare l'attrattività rispetto al mare, perché chi si è fatto mezza giornata sul mare, i tedeschi, una volta che si sono abbruscati tutte quante, devono andare a prendere un po' di fresco, devono andare in montagna, solo così manterremo questo tipo di... E ci vogliono le norme, io insisto nel dire che ci vogliono le norme. Dopodiché tu non potrai fare questo, perché che ne può capire l'enorme Salvini di una povera realtà che è la montagna dell'Abruzzo dove fa 2 metri di neve? Non lo capirà Salvini si occuperà, Salvini o altri si occuperanno di piazzare un po' di persone che non sanno dove da me in Abruzzo. Noi dobbiamo mettere col civismo le potenzialità abruzzesi. Stop, punto. Stop. Zelli, la replica e poi le faccio l'altra. No, ma io ho fatto la replica a lui, quindi... Non so perché ce l'ha così, cioè, Salvini fa il ministro degli interni, cioè non c'entra niente, quindi qui ci sono partiti... Ma lo fa il ministro degli interni? Lo fa, e l'ha fatto pure a Pescara, e l'ha fatto pure a Pescara sulla sicurezza, perché poi... Ma è là che sta il difetto, voi dovete capire che il problema della sicurezza si risolve con sostegno al lavoro.
qua il proibizionismo, il meccanismo della, ma del Matteo, condannare, facciamo parlare Zelli. Di Matteo, facciamo parlare Zelli. Perché il proibizionismo, io non voglio andare sulla politica nazionale perché chiaramente dobbiamo parlare delle elezioni. Però se c'è qualcosa sul proibizionismo, non è certo Salvini, perché stiamo vedendo quello che sta succedendo sugli stati. No, veniamo tanti anni di politica di sinistra dove sono stati chiusi gli stati, per un bu venivano sospese le partite, cioè quello è proibizionismo. Oggi abbiamo un ministro che dice no, perché non possiamo per tre persone penalizzare 3 milioni di persone, quindi questo è un altro argomento. Però perché poi il nazionale abbiamo 2 minuti, torniamo, il tempo è finito. Vorrei farle un'altra domanda. Prego. Io a entrambi. C'è un altro tema importante per l'Abruzzo, una parte dell'Abruzzo quantomeno, la ricostruzione. Dopo parecchi anni, insomma, ancora non si risolve. Che pensate di fare per accelerare la ricostruzione? Ma innanzitutto dobbiamo cominciare a rimettere anche a riprendere coscienza di alcune cose. Ci sono delle aree dove la ricostruzione non c'è proprio neanche il far acceso, perché sull'Aquila, che è una zona che chiaramente conosciamo tutti, e conosciamo tutti il dramma che c'è stato in quella città, c'è una ricostruzione lenta che però procede, su cui dobbiamo migliorare, su cui dobbiamo interagire chiaramente con un governo che in questo momento, per quanto piaccia o non piaccia, ha donato comunque a dei ministri che fanno parte della nostra coalizione, e quindi ci darebbero chiaramente un volano estremamente importante. In un rapporto privilegiato con il governo. Assolutamente, ma questo è chiaro. L'altro aspetto invece che però è meno sotto i riflettori, che va assolutamente invece, ci va assolutamente portato, è la parte invece che non si vede, che è la parte dell'entroterra Teramano, c'è la parte isola del Gran Sasso, c'è tutta quell'area dove oggi abbiamo problemi con il centro di ricerca, problemi perché chiaramente è nel cratere ma non arrivano i finanziamenti. Ci sono situazioni nel Teramano in cui oggi ci sono ancora persone che non hanno né... non solo non hanno la casa ricostruita, ma non hanno neanche la visione di risoluzione del problema. Ma la colpa di chi? Quindi, sicuramente non ci sono stato io gli ultimi 4 anni e mezzo. La competenza di chi è? Che significa la competenza? La competenza per il governo ci sta da 6 mesi, 7 mesi, adesso il conto io non lo riesco a fare, quindi non è che il terremoto purtroppo c'è stato anni fa, quindi ci sono stati anche due, quindi ci sono stati i governi Gentiloni, governi Renzi, governo D'Alfonso, quindi insomma non è che adesso Salvini, con tutto che io insomma sono vicino alla Lega perché è in coalizione, non è che sono della Lega che adesso devo difendere Salvini, si difende da solo, però di sicuro non si può dare a Salvini una responsabilità dopo ci sono stati 3 governi di centrosinistra e un governo regionale di centrosinistra che non hanno fatto niente. Insomma. Di Matteo, 30 secondi sulla 30 ricostruzione. Secondi. Sì. Io sulla ricostruzione penso che ci siano competenze nazionali, c'è una logica per cui grandi competenze nazionali, le normative che dovrebbero essere affrontate e i sostegni che andrebbero fatti dipendono da questo governo, dipendevano prima dal governo Pregresse, oggi da questo governo. Io una cosa che voglio dire, la Lega... Faccio un complimento a Bella Chioma, che è una brava persona, io lo stimo, Peppe Bella Chioma, e spero che lui possa gestire bene questo movimento, logicamente dall'opposizione. L'altra cosa che volevo dire, che io ritengo importante, e chiudo, cioè io vorrei ritrovarmi a governare, non so se sarà candidato Zelli, ma se Zelli si candida io lo vorrei trovare come consigliere di opposizione e me lo porterei con me nella maggioranza. Questo è l'auspicio per lei. È finito il tempo, mi dispiace, il tempo corre veloce. Di Matteo, 30 secondi a testa, un appello al voto, perché gli abruzzesi devono votare Abruzzo Insieme collegata alle linee. Noi siamo 30 secondi. Noi siamo una lista civica vera, siamo quelli che possono determinare la discontinuità, c'è la mia storia personale che parla per la mia lista. Ai cittadini che mi hanno seguito sempre e che mi vogliono bene, io chiedo un sostegno per far sì che si vinca, in una logica di completo rinnovamento, perché io avrò tutti amministratori nuovi, nella logica io sarò l'unico vecchio, diciamo, della politica che sta lì, probabilmente toglierò tra non molto il disturbo dopo che salutare. Rinnovamento e discontinuità per Di Matteo. Zelli, perché gli abruzzesi devono votare Azione Politica collegata a Marsilio? Ma fondamentalmente per quello che abbiamo fatto e che abbiamo costruito fino a questo momento. Noi abbiamo sempre detto che eravamo una lista civica del territorio, da lì siamo partiti, siamo nati andando frazione per frazione, paese per paese a parlare con le persone, su quello abbiamo costruito il nostro programma. Sugli amministratori locali che ci hanno portato a fare quel programma abbiamo costruito le nostre liste, noi oggi abbiamo il 70% di amministratori locali, quindi sindaci, vice sindaci, consiglieri di piccoli comuni, non abbiamo nessun
candidato che è già stato in regione, e quindi chiaramente saremo non solo la vera lista civica e il civismo all'interno del centrodestra, ma saremo sicuramente il monito per cercare di portare un po' di territorio all'interno della nostra coalizione, essendo chiaramente l'unica lista civica al quale. Benissimo, finisce qui la prima puntata di Moby Dick. Ringrazio Gianluca Azzelli, ringrazio Donato Di Matteo. Voglio ringraziare i collaboratori tecnici, in particolare in regia Maurizio Daguì. Naturalmente ringrazio voi che ci avete seguito. Vi ricordo che questa puntata, come le altre, andrà in replica a mezzanotte di questa sera e domani dalle ore 13. Vi do appuntamento, se lo vorrete, a venerdì prossimo. Grazie e buonanotte da Moby Dick.